Meghan Markle è stata colta in un'importante inversione a U poiché la duchessa del Sussex è stata interrogata dai commentatori reali per tornare indietro nella sua recente intervista. Questa settimana, Meghan Markle si è trovata al centro di una tempesta mediatica dopo la sua intervista bomba alla rivista con sede a New York The Cut. La giornalista Alison P. Davis è stata invitata a casa del duca e della duchessa di Sussex a Montecito per una sincera conversazione sul podcast Archetype di Meghan. Tuttavia, la duchessa ha anche dato un'idea delle nuove vite di lei e di suo marito, il principe Harry, negli Stati Uniti, che hanno scelto a favore delle loro posizioni di alto livello all'interno della famiglia reale 2 anni fa. La signora Davis ha iniziato la sua storia, le condizioni sono giuste per la confessione, proseguendo descrivendo la giornata di sole in California in cui lei e Meghan si sono sedute per l'intervista esclusiva. Seduta su una sedia accogliente, nel suo bel salotto, la duchessa chiese in un silenzio complice, vuoi sapere un segreto? Dopo un momento di silenzio, ha rivelato, sto tornando, su Instagram. La confessione di Meghan è stata una sorpresa per alcuni commentatori reali, che hanno ricordato la precedente decisione della duchessa di non utilizzare i social. Parlando nell'episodio di questa settimana del loro podcast, Royally Obsessed, Rachel Bowie e Roberta Fiorito hanno notato l'intervista di Meghan con la rivista Fortune nell'ottobre 2020, durante la quale la duchessa ha rivelato che non utilizzava più i social media. La signora Bowie ha dichiarato, un momento memorabile di cui volevo parlare, Instagram. Avere questo nel paragrafo di apertura, che Meghan potrebbe tornare su Instagram, mi ha completamente sbalordito. La signora Fiorito ha aggiunto, non mi è piaciuto che poi abbia fatto marcia indietro. Questo mi ha fatto arrabbiare.